Finalmente, dopo una lunga attesa, speravo di riuscire anche quest'anno a mangiare questi funghi, coprino comato. Dato la tardiva nascita di quasi tutti i tipi di funghi, speravo che perlomeno questo si salvasse. È un fungo versatile, lo si può, ci vengono delle favolose paste asciutte, con una puntina di burro. Coprino comato perché? Comato perché è fatto a forma. Eccolo qui. C'ha la chioma. Questo lo si mangia anche crudo quando è di questa dimensione. È da tempo che lo cercavo, a dire la verità. È un fungo favoloso. Fortunatamente non sono molti quelli che lo conoscono, per cui io mi diverto a cogliere quello che non raccoglie nessuno, salvo viceversa spaccarli, per esempio. Lo si, ecco qua, lo si può mangiare. Perfino nella parte del gambo, eh. Eccone di qualcun altro. Coprino comato, ripeto, da chioma, coprino perché è copros, qualche cosellina di non simpatico. Comunque, ma meravigliosi. Quando sono così grossi, il gambo lo si butta via. In quelli più piccoli si consuma anche il gambo. Comunque in questo posto sinceramente non ce li avevo mai trovati, eh. Sono contento.